Benissimo, brava Cristina, molto sintetica, fisiologica. Sì, va bene, andiamo con Requiem, mi viene la parola giusta, andiamo con Requiem, praticamente una serata dedicata a tutti i caduti dell'arma dei carabinieri. Ecco qua, guarda quanta gente che è venuta in chiesa Sant'Ignazio, io chiamo Duomo sempre, saluto anche la signora di Trieste. Guarda quanta gente che è arrivata, adesso intervisteremo anche il presidente dell'associazione Carabinieri, saluteremo, ecco qua tutti quanti, salutiamo il comandante dei Carabinieri provinciale di Gorizia, eccolo qua, andiamo avanti, guarda quanta gente che c'è, io sono anche dell'idea naturalmente che adesso che ci saranno le elezioni bisogna cambiare sia i consiglieri che ci sono già tantissimi anni sempre gli stessi. Io direi che è ora che mettiamo delle persone nuove e vogliamo l'assessore in regione. Scusate se parlo proprio quando che c'è questa manifestazione. Saluto questa signora che è arrivata direttamente da Trieste. Dica, allora. Sì, certamente per me oggi è una giornata toccante perché oltretutto sono figlio orfano di un carabiniere infoibato. Perciò mi sono sentito il dovere di ricordare tutti i caduti dell'arma di oggi e di ieri. Bene, comunque io so che il signor Guerino, lei si dedica sempre tantissimo a queste manifestazioni, anche per ricordare alla gente che esiste anche un'associazione dei carabinieri, vero? Sì, esattamente, anche questo, sono riuscito in pochi anni a costruire un'associazione che oggi la definiscono la più forte in Italia in percentuale degli abitanti che ci sono a Gorizia. Benissimo, senta signor Presidente, io la saluto, adesso andiamo a sentire il concerto. Va bene, io la ringrazio dell'intervista e ci sentiamo. Grazie. Benissimo, anche il signore che ci dà sempre una mano per la TV, io dico, deve essere sempre le persone extra che ci diano una mano per andare avanti. Bene, salutiamo, qua c'è il generale, qua c'è il comandante, ecco lui è il comandante provinciale, quell'altro invece era del 13° battaglione. Bene, allora andiamo avanti, adesso ci sarà questo requiem, vai. C'è stato il contributo e l'adesione della Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, il Comune di Gorizia e la Provincia di Gorizia. Gli esecutori sono il soprano Marianna Prizon, l'alto Sibilla Serafini, tenore Dax Velenic, bass bariton Eugenio Leggiadri Galani, orchestra Opera Giocosa del Friuli Venezia Giulia e il coro del requiem, l'ensemble vocale del Friuli Venezia Giulia e il direttore maestro Severino Zannerini. Benissimo, voglio salutare il grandissimo Leggiadri, io non sono rimasto fino alla fine perché dovevo andare via, però mi dispiace di non averlo registrato perché è un goriziano doc, è un personaggio che porta la sua voce in tutto il mondo, in Giappone, in Cina, in America, è una persona veramente grandiosa, mi dispiace moltissimo, ma dovevo andare via. Comunque lo saluto, questo grande Leggiadri, è un baritono, eccolo lì. Bene, sentiamo, eccolo qua, vedi questo signore qua. Bene, allora sentiamo il requiem del concerto di... dell'orchestra Opera Giocosa del Friuli Venezia Giulia e del coro del requiem. Benissimo, andiamo. Vogliamo ricordare che anche il concerto è dedicato a tutti, dei carabinieri, di tutte le epoche.
cosa dici di questo concerto, perché ti piace la sono musica? Sono molto bravi, con una musica veramente bella, celestiale, secondo te. Benissimo, vogliamo dire anche che opera che è, un attimo? Questa qui si chiama Requiem in Re minore di Wolfgang Amadeus Mozart. Andiamo qua con questo bellissimo concerto in onore di tutti i caduti dell'anno dei Carabinieri. Diciamo che la chiesa veramente si presta per questa cosa qua, veramente ha un'acustica veramente speciale. Bene, allora vogliamo dire, il programma è finito, voglio ricordarvi che Gorizia TV diventerà un'associazione e cercheremo di fare finalmente il TG goriziano ogni giorno per dare informazione, per dare tutto, perciò aiutateci e vedremo di fare delle cose veramente magnifiche. Cosa dici, Cristina, velocemente? Dico che vedremo e potrete vedere quello che faremo. Benissimo, allora un grande saluto da Roby e un grande saluto da Cristina. Ciao a tutti. Ciao ciao.